la Regge del Pallone, la prima giornata vede di fronte all'esordio stagionale Legans contro Orric. Palla che rimane lì, Caracara, sì! Poi la conclusione di Mazzola per il vantaggio di Legans, 1-0. Pallone in profondità, adesso la conclusione per il raddoppio. Lanciato per Mazzola, Mazzola a ricerca della tripletta, viene invece murato. Servizio in mezzo per Ambrogi, per il 3-0 di Legans. Cardello, il servizio, il pallone, servito ottimamente da Cardello, Ambrogi, doppietta anche per lui. Conclusione De Niro, il tiro di De Niro, palo ed è gol, il 5-0 del neoentrato De Niro. E Ambrogi, passe morbida, la palla rimane lì, De Niro, la conclusione, provvidenziale Paini. Adesso Ambrogi al volo, la tripletta per lui con una volée bellissima per il 6-0 di Legans. Pallone per Pea, la conclusione murata, ancora la palla fuori per Randozzo, il tiro murato ed Andria. E la tiro deviato e la palla si... Raga, non concediamo niente! La bella conclusione di Cuminetti. In gioco Ambrogi, salta Esposito, Ambrogi sul fondo, il pallone in mezzo per Manno e arriva quindi il gol del 7-0, c'è gloria anche per Manno. Manno ha spazio, Manno, serve De Niro, la combinazione, lo sfortunatissimo autogol di Porzio per l'8-0 di Legans. Pea, la conclusione, si impegna ad Andria e sventa in calcio d'angolo. Finisce qui, Legans batte Orric 9-0 nella prima giornata di La Legge nel Pallone. Molta sportività in questa prima giornata di La Legge nel Pallone, con la sfida tra Legans e Orric. Partiamo dagli sconfitti, Esposito, c'è ancora tanta strada da fare, però siamo agli inizi. Dobbiamo rodare, diciamo che la squadra era all'inizio, la prima partita, ancora non dobbiamo conoscerci bene, però ho visto già i primi movimenti validi. Sembra invece abbastanza rodata Legans. Ambrogi, per te tripletta stasera? Sì, è stata una bella partita, abbiamo giocato bene, però insomma non vuol dire niente, non dobbiamo ancora trovarci. Ci siamo divertiti. Siamo divertiti molto. Siamo divertiti. L'importante è questo. Grazie, alla prossima. Ciao.